Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Silent Hill. Nell'ultima puntata ci siamo lasciati all'interno della chiesa di Balkan, dopo aver conosciuto quella strana signora che ci ha lasciato un oggetto altrettanto strano, che io ho cominciato a farvi capire un po' dove si andava a parare, senza dirvi nulla. Quindi non abbiamo molto altro da poter fare nella chiesa e il nostro obiettivo, malgrado le cose si siano complicate non poco, rimane comunque quello di ritrovare nostra figlia Cheryl. La signora, la vecchia signora, ci ha indirizzato verso la chiesa di Balkan. Verso l'Alchemilla Hospital. Una location molto 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 importante in Silent Hill. Ora, noi qua non lo vediamo, l'Alchemilla Hospital. Può darsi che qualcuno di voi sia già andato a vedere la mappa per, tra virgolette, spoilerarsi dove saremmo andati in questo episodio. Ma niente, non è qui, perché come vi avevo già detto nel primo episodio, mi pare, di questa serie, questa non è tutta Silent Hill, questa è solamente una parte di Silent Hill. Quello che dovremo fare adesso è passare dalla gas station, perché male non fa, attraversare il ponte, quello di sotto più verso sud, e raggiungere un'altra zona della città di Silent Hill. Cosa che faremo immediatamente, sperando che il ponte non sia rotto, perché abbiamo visto che non è che è poi così improbabile. Allora, dovrebbe essere di qua, e lungo la strada dovremo trovare la gas station. Qua abbiamo una macchia di sangue, niente di particolare. Oh no. Cos'è un... Allora, io non mi... È passato un po' di tempo, da quando ho registrato, quindi già non mi ricordo più come siamo messi. Abbiamo 5 bevande energetiche, 6 kit del pronto soccorso e una fiala di qualcosa, adrenalina, presumo, robe così. Quindi siamo messi bene a cure, devo dire, non è male. Abbiamo già una chiave del ponte levatoio per accedere, abbiamo il Flauros, che è l'oggetto di cui vi parlavo prima, e 16 pallettoni per la carabina, che poi vabbè è una lupara, e 143 colpi per la pistola, mamma mia. Potevo quasi quasi azzardarmi a... Dov'è? A mettere in hard, ma no, sarebbe stato un casino. Cagnaccio, ma non abbiamo neanche bisogno di usare il tubo, cioè guarda, abbiamo così tanti colpi che è proprio hai voglia te. Super Tuesday, ok, questa dovrebbe essere la gas station. Save game. E null'altro, mi pare. Null'altro. No, null'altro. In questo posto, nella gas station, voi direte, caspita, ma è inutile questa location. Abbiamo un save game qui che è a 2 metri, cioè la Balkan Church dove si può salvare. In realtà questo posto qua non lo vedrete in questa serie, ma ci permette di ottenere uno dei segreti nel gioco, ovvero un'arma segreta, che è la motosega. La possiamo trovare qua, o forse qui ci si trova solamente il carburante della motosega, ma mi pare proprio anche la motosega si trovava qui. Comunque non possiamo ottenerla in questo playthrough perché è il nostro primo playthrough. Si può ottenere solamente al New Game Plus, via, diciamo così. Il rumore di una macchina. Allora non devo preoccuparmi. Ma è il motore di una macchina. Ma io penso intendesse il motore di una macchina, non il rumore. Madonna mia la traduzione. Perché non si sente il rumore di macchina. Ah, mi stavo preoccupando per i suoni. Dico, perché non si sente più niente? Mi era preso già il panico. Qua si può entrare? No. Oddio, scusate, starnuto mega galattico. Pardon, sono un po' raffreddato perché si è fatto un freddo della miseria. Sembra di essere a Silent Hill con questa neve. E quindi un po' mi sono raffreddato. Allora, speriamo non ricapiti più. Da qua noi dovremo andare tutto dritto, esatto, perché giù si ritorna in Bradbury Street. Però c'è un bel vicolino ed è norma nei vicolini. Qualcosa si trova. Mostri inclusi. Ok, laggiù c'è un Gromer.
Nulla di preoccupante con la nostra quantità industriale di proiettili. Ah, proprio così? Questo. Proiettili per pistola e per fucile. Graditissimi, graditissimi. Abbiamo fatto bene a venire qua. Vi dicevo, no? Vi ricordate quando parlavamo dei... di questi burroni? Ma non si possono chiamare burroni, sono più squarci. E più che squarci sono proprio una fine del mondo. Questi squarci, ragazzi, potrebbero sembrare un semplice pretesto per limitare la libertà di movimento del giocatore, perché se avete visto ci hanno bloccato un po' tutte le strade per far sì che il gioco fosse un attimino più, tra virgolette, giocoso, passatemi il termine, cioè che per arrivare dal caffè alla Midwich noi avessimo dovuto fare un percorso un attimino più ragionato, un attimino più complesso, non un semplice vai tutto fino in fondo a sud in Bradbury Street e poi vai tutto verso ovest fino alla Midwich. Sarebbe stato troppo semplice e decisamente non divertente, non avremmo avuto quel senso di esplorazione. Ecco, voi dovete vedere questa feature proprio così, come un tentativo di aggiungere gameplay, di aggiungere divertimento al giocatore, perché il giocatore non deve solo spaventarsi giocando ad un buon horror, ma deve anche divertirsi, sia nello spaventarsi ma anche nel giocare. Il gioco non deve essere tedioso, ok? E in questo Silent Hill è perfetto, perché giocandolo, voi non so se guardandolo avrete la stessa mia sensazione di partecipazione al gioco, non siamo spettatori passivi come in un film horror, siamo noi realmente protagonisti, stiamo realmente ed attivamente cercando nostra figlia. E questo, oltre che a divertirci, aumenta anche un po' la sensazione di paura, perché ci aiuta ad immedesimarci in Harry, siamo noi i protagonisti, ci sentiamo sempre di più. E questa feature è molto importante, oltre per questo motivo, ma la cosa più importante di questa feature è che, oltre ad avere questo scopo, è giustificata nel gameplay. Cioè, scusatemi, nella lore, nella storia del gioco, quegli squarci, come vi dicevo, io adesso non posso parlarvene approfonditamente perché siamo ancora troppo agli inizi, ma non sono così a caso, non so come spiegarvi, cioè non sono roba, ma come facciamo? Buttiamoci degli squarci giù così, senza senso, facciamo una cosa così. No, hanno un significato anche bello profondo nella trama del gioco. Ed è bello, queste cose sono molto belle quando si usano, cioè sono quei piccoli dettagli, ok, questa è la cosa di controllo, ci andiamo dopo, sono quei piccoli dettagli che vanno a trasformare un buon gioco in un capolavoro, quando si ha cura per ogni dettaglio e quando si... Oh, che bello! E quando si tenta di dare una spiegazione, tra virgolettone, grossissime, logica, perché non è molto logica, vedete anche qua, perlomeno una spiegazione sensata nei riguardi della storia del gioco ad una feature di gioco. Questa cosa è bellissima, come per esempio l'esempio più palese che abbiamo di questa tipologia di game design eccelso, oserei dire, la possiamo vedere in Dark Souls con la teoria del tempo e dello spazio distorto. È semplicemente una scusa per giustificare un level design di un certo tipo, però piuttosto che dirvi il gioco è così, pigliatevelo se vi piace, se non vi piace andate in culo, gli è stata data una spiegazione di lore, di storia, di trama, di gioco. E questo, per quanto stupido possa sembrare, in realtà è importantissimo e tutti dovrebbero farlo. Esploriamo per bene qua, prima di entrare dentro. Io non sto girando a caso, sto semplicemente guardandomi intorno perché... Qua abbiamo un salvagente. Proprio per se qualcuno si butta di sotto. Ok, abbiamo la chiave, quindi possiamo abbassare il ponte e procedere. Qui intorno non c'è altro. Oh, madonna, questa telecamera imparerò a gestirla mai. Mai proprio. Vediamo se si può entrare da qui. Sì. Urca, che buio. Accendimi la torcia, please. Boom! Avete sentito come ho acceso la luce? Il panico. Il panico. E qua voglio farvi notare un altro elemento molto importante in Silent Hill, che alcuni di voi più attenti e più svegli avranno già notato, ma che sono sicuro che i più tontoloni come me non hanno notato fin da subito.
perché questa è una cosa che io ho notato molto dopo giocando. Avete notato che come io ho acceso la torcia, che ha illuminato questo macchinario enorme, è partita questa musica angosciante. Subito. Proprio come il terrore nel vedere questo macchinario. Non so se avete notato i suoni che erano di sottofondo, mi sembra che ve li ho anche accennati, i suoni che erano di sottofondo quando la scuola si è trasformata, quando siamo passati in quell'altra realtà. Perché così si parlava di realtà. Si sentivano dei suoni di macchinari assordanti, come se fossimo in un fabbricone immenso e caotico, una specie di fabbrica dell'inferno, no? Pare che Silent Hill eserciti una forma di paura che è insita nell'animo umano a livello inconscio, ovvero la paura per i macchinari. Non tutti l'hanno, però a quanto pare molte persone ne soffrono, e alcune speculazioni, perché questo è nulla di confermato, sono solamente delle speculazioni, quindi prendeteli come tale, ci vanno a scoprire che Harry, il nostro protagonista, Harry Mason, potrebbe soffrire di questa fobia, di questa paura. Ma sono solo speculazioni. Un trapano da roccia. Non c'è benzina e non posso usarlo. Ah, ecco, vedete, non era la motosega, era il trapano da roccia. Avremmo potuto prenderlo se nella gas station avessimo trovato la benzina. Ecco. Anni e anni di non gioco hanno arrugginito la mia memoria. Ed è rimasta la musica. Senti come sfuma? Voilà. Che bomba, ragazzi, che bomba. Oh, un save game, una mappa. La cartina della zona commerciale di Silent Hill. Vediamo, abbiamo il... Aspettate, la prendo così poi la possiamo guardare meglio. Ora, per cambiare le cartine, devo essere attivamente di là. Porca miseria, io volevo cambiare... No! Fammi vedere se c'è un modo per cambiare cartina. No, eh. No, no, non c'è un modo per cambiare cartina. Shit, vabbè, ve lo faccio vedere dopo. Salviamo, perché non si sa mai, nella gas station non abbiamo salvato perché non avevamo bisogno di farlo. Ok, non c'è altro. Mamma mia, riprendere la mano questa telecamera. Sì, invece che c'è altro. Sì, invece che c'è altro. Una bevanda energetica nascosta. E ci dovrebbero essere anche i controlli. C'è una chiave nel pannello di controllo. C'è il foro. C'è una serratura, non una chiave. La chiave ce l'ho io. Eccola qui. Le macchine sono in moto. Premo il pulsante. Non si sa quale pulsante. Però sì, premilo. Boom. È andata bene. Tipo, cosa fa questo? Boom. Ok, abbiamo abbassato il ponte. Sentite? Sentite? Il panico. Il panico, ragazzi. Mi mette un'ansia tremenda. Non accenna a cessare. Oh sì, che bello, le bevande energetiche, quante ne voglio. Sono venuto di qua apposta. Veniamo dentro a sto casotto, se si può entrare. Ma ne dubito. Esattamente, non si può. Mettimi, non mi muovo manco la telecamera, ok. Allora, adesso dovremo avere l'altra mappa. Perfetto. Allora, qua abbiamo la stazione di polizia, l'ufficio postale, l'Alchemilla Hospital, dove dobbiamo andare, e il Silent Hill Town Center. Inoltre possiamo vedere... Ah, mi sembra che forse nel Silent Hill Town Center... Sì, si può entrare, mi pare, si può entrare. Possiamo vedere che abbiamo anche un edificio in basso a destra, qua giù. Questo qui. Abbiamo anche questo edificio qua, evidenziato in rosso. Quindi è qualcosa di importante, anche se non sappiamo cosa. È qualcosa di importante a cui noi possiamo accedere.
Prima di andarcene di qua, magari cessa anche sto schifo di... Qui sotto probabilmente c'è qualcosa. Nope. Ok, per fortuna ha finito. Qui sì, qui proiettili per la pistola. Mamma mia, ma stiamo mettendo su un arsenale proprio. Ricordo che sprecavo molti più proiettili, era proprio molto più nabberino. Allora, giunti a questo punto, io direi di fare subito un saltino nella stazione di polizia. Quindi è dall'altra parte della strada. E abbiamo un air screamer. Fisso, 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 che proprio mi mancavate voi. Caduto? No? Dov'è, dov'è, dov'è? E su. Ok, dall'altra parte della strada. Vediamo un attimo. Maledizione, no? Le guardiamo dopo. LOL, guardatela. Guardatela. Guarda che è inquietante. Guarda quanti ce n'è poi. Sembrano dei bradipi. Ma non è ora il momento di parlarne. No, 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 ho fatto incazzare. Ce ne sono ancora, eh? Oggi ce n'è un altro. Non si sa mai che magari ritroviamo Sybil Bennett qua alla stazione di polizia. Ok. Muori. Ok. Proiettili. Vi faccio notare anche questa cosa della colonna sonora. Avete notato come in ogni posto in cui entriamo c'è un'atmosfera tutta sua, c'è una musica tutta sua. Sentite qua. Questo dettaglio, oltre che a essere fantastico per la gioia delle nostre orecchie, permette di creare un effetto psicologico molto 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 particolare ed importante, ovvero automaticamente a livello inconscio noi associamo diverse emozioni, diverse sensazioni a posti diversi, esattamente come ci accade nella realtà quando visitiamo posti diversi. Riceviamo una serie di informazioni, il nostro cervello riceve una serie di informazioni diverse che ci porta a provare sensazioni completamente diverse di posto in posto. E questo fattore della colonna sonora differenziata per ogni posto amplifica enormemente questa cosa, diciamo, perché non so se l'avete mai notato, ma una delle cose che più provoca paura nell'essere umano è proprio il suono. Sono i suoni che instillano maggiormente in noi la paura. Difatti, i geniacci dell'horror giapponesi hanno scoperto, oramai da molto tempo, l'avrete notato, che fare un buon uso della colonna sonora permette di terrorizzare le persone. Perché se voi vi provate a guardare un film horror giapponese senza suoni, proprio non fa ma neanche la metà della paura di quanto fa in realtà con i suoni. Quei suoni, soprattutto con i bassi, no? Di sub, quelli... Quei suoni lì sono angosciantissimi. Oh sì, altri proiettili. Un save game che non ci serve. Qui, 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 posso andare qui? Sì, e vedete, ci sono altri proiettili nascosti. Il tavolo è in disordine, ok, ma io voglio i proiettili. Questa lavagnetta me la leggi? C'è scritto qualcosa. Prodotto disponibile solo nelle aree selezionate di Silent Hill. Il materiale base è composto da White Claudia, una pianta peculiare di questa regione.
prodotto qui? Venditore e produttore sono gli stessi? Vedete, questi erano gli appunti, le annotazioni di un'indagine della polizia. A quanto pare si produceva qualcosa a Silent Hill con una pianta chiamata White Claudia, ma non ne sappiamo di più. Abbiamo un appunto sulla scrivania. Coroner Seals ha telefonato. È difficile pensare che l'agente Gucci sia stato assassinato, sembra deceduto di morte naturale, però i referti medici passati dicono che l'agente Gucci non aveva mai sofferto di disturbi cardiaci. È morto anche un agente, in cause piuttosto misteriose, poiché un attacco di cuore può capitare, ma è strano. La serratura è incastrata, quindi non possiamo esplorare ulteriormente la stazione di polizia. Non è una location primaria, è una location del tutto opzionale questa. Potevamo benissimo non metterci piede, non notarla e andare diretti sparati all'Alchemilla Hospital. Mamma mia, quel suono, i brividi. Sono andati via? Sì, sono andati via. Ce n'era uno laggiù, se non sbaglio. Ridiamo un occhio alla mappa, vediamo se prima di entrare nell'Alchemilla Hospital... Allora, passeremo dalle poste e ci passiamo dopo. Io proverei ad andare verso est di Sagan Street, quindi di qua, e vedere fin quanto possiamo esplorare sin da subito. Un bel vicolozzo, ma è finito lì? Sì. Penso che sia uno dei nostri nuovi amici. Ok, era dall'altra parte della strada, quindi. Niente. Dove siamo? Buono. Voglio andare subito a vedere il town center. Ma se non ricordo male non potremo accedervi adesso. Dovrebbe essere questo. Oh yes. Non possiamo accedervi ora. Infatti mi ricordavo bene. Oddio il palo, oddio il palo. Tic. Questa zona qua, guardate, non è segnata in rosso, ma se non ricordo male si entra, anche perché aspettate un attimo che qua finisce la strada e di norma al fine della strada c'è sempre qualcosa. Nope. Maledizione. Però è bloccata, eh? Non è che non si può entrare. È semplicemente bloccata. Dobbiamo trovare un modo per sbloccarla. Ma come corre veloce, arrivo? Guardate, guardate rispetto ai palazzi quanto corre veloce. Anche qua. Anche qua il mondo finisce nel nulla più totale. E che meraviglia quell'albero che cresce lì. Ice creamer. Volevi? Scappa. Ma tu guarda, abbiamo così tanti proiettili che la cosa non mi preoccupa affatto. Vediamo un po' se abbiamo qualcos'altro di interessante. Sì, quell'edificio rosso. Rieccolo. No, dove ho sparato? Ok, ho battuto. Qua c'è qualcos'altro.
Un altro ice creamer, mi sa. Sentivo il flap flap delle ali. Questo? Sì, l'abbiamo proprio superato. Aspetta un po'. Niente. Non dovrebbe averci visto, eh? No, è l'edificio dopo di questo. Quindi è questo qua che stavo provando io ad entrare. Qui. Ma non si può entrare. Porca miseria. Oh, cadavere, fammi passare. Ok. È questo qua. È questo edificio qua, ma non possiamo entrare. Quindi niente, la nostra esplorazione è andata a vuoto. Di sotto, ok, a questo punto andiamo a sud e andiamo all'ufficio postale. Quindi di qua, se non mi incastro negli angolini come un cerebro leso. Rieccoli. Madonna, quanto inquietano sti cosi, vederli poi da lontano così nella nebbiolina sono tremendi. No, ehi, ehi, ehi. Sono ancora. Oh. Sapevo che prima o poi mi prendevano. Fatemi controllare i proiettili. Da notare, ragazzi, che non sto più mettendo in pausa, eh. Siamo diventati bravi. A voglia. Ha voglia sparare. Ho una bevanda energetica sul tavolino di un bar. Questo? Un megavicolo o una strada? Ah, ok, è Wilson Street. L'altra volta, dei ragazzi che, perdonatemi, non mi ricordo chi era stato, ma ben in due persone, mi avevano scritto nei commenti di uno dei primi video che erano riusciti a capire, cosa che io non avevo minimamente notato, che ogni strada di Silent Hill era in realtà una citazione a uno scrittore. Mi sembra uomo di altri tempi, era uno che aveva visto tutte le strade. H. Arnold Wesker e un altro ragazzo che purtroppo non, raga, non mi ricordo i nomi, scusate. Però complimenti, bravissimi, perché io questa cosa non l'avevo notata. E sicuramente anche questi quindi sono scrittori. Cioè, dategli un occhio, voi che ne sapete più di me, se li riconoscete, almeno date proprio un contributo anche a chi poi andrà a guardare il video. Andatevi a leggere nei commenti perché sì, grazie al cielo, io ho una banda di persone intelligenti che mi seguono, che sono più intelligenti di me, che sanno più cose di me, che spesso ampliano ciò che dico nei commenti dei video. E questo è proprio una cosa che mi fa piacerissimo, veramente tanto, tanto, tanto. Perché è anche una mia abitudine, io quando guardo un video su YouTube che trovo interessante, poi vado sempre a vedere nei commenti quello che scrivono le persone, cose così. E è bello quando poi nei commenti trovi gente che dice la sua, che aggiunge cose a ciò che è stato detto nel video. Proprio bello, cioè dà un senso ai commenti che non sia semplicemente litigare per qualcosa. Siamo nel tetto dell'ufficio postale o sbaglio? Eh già, eh già, eh già, eh già. Oh, Harry. Niente di particolare, no. Questa è una cisterna, quindi tutto a posto qua su. Speravo di trovarci qualcosa, però forse da qui si può entrare. Cavolo, la serratura è incastrata.
Non si può entrare da qui. Dovremmo poter entrare da sopra, ma... Vediamo, aspetta, perché è anche tutto lungo il lato. Vediamo se una porta di qua ci permette di entrare, ma non credo proprio. Ok, non ci permette di entrare. Quindi non abbiamo altre chance se non entrare dentro l'Alchemilla Hospital. Eh già, andiamo prima a vedere la strada qua giù che finisce, ve lo dico già io. Dove sei? Dietro di noi. Non ci ha visti, mi sa, eh. No, 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 no. Mi fa un po' cilecca il tasto quadrato, ma si può, è nuovo il joystick. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Peccato. Vabbè che siamo messi bene, eh. Eccolo, eccolo. No. Se ne va. Perfetto. Dicevo, a questo punto... Avete sentito? Sembrava uno sparo, sembrava. Questo è l'Alchemilla Hospital. Non abbiamo altre chance se non entrare dentro l'Alchemilla Hospital e quindi dare ascolto a quella vecchia abbastanza matta che abbiamo conosciuto nella chiesa. Ora, noi siamo già a 30 minuti abbondanti, quindi dovremo interrompere questo episodio qua. Entreremo nella prossima puntata. Io vi annuncio che l'Alchemilla Hospital, oltre a essere la seconda location importantissima per la lore e la storia di Silent Hill, è anche uno dei posti che da piccolo mi ha traumatizzato, proprio terrorizzato di più. Quindi non vedo l'ora di entrare e parlarvi di ciò che c'è all'interno. Alla prossima.